Gentili amici appassionati di calcio 5, buon pomeriggio. Siete collegati in diretta dalla Pala Pertini di Cornaredo. Decima giornata del campionato nazionale di Serie B di calcio 5, girone A. Real Cornaredo contro Bergamo C5 La Torre. La promozione del Bergamo C5 La Torre scende in campo con Diop in porta, con il numero 4 Ferrari, con il numero 6 Previtera, con il numero 11 Perico, con il numero 13 Trisolino. A rotazione con il numero 12 Valentino, con il numero 2 Colchini, con il numero 3 Chela, con il numero 5 Assi, con il numero 9 Gatti, con il numero 10 Di Gregorio. Il mister del Bergamo C5 La Torre, Alessio Battaglia. Schieramento in campo della squadra ospite che vede i primi 5 titolari: Diop, Previtera, Ferrari, Perico e Trisolino. Formazione del Real Cornaredo scende in campo con Meraviglia in porta, con il numero 10 Casagrande, con il numero 17 Surace, con il numero 23 Villa, con il numero 21 Migliano. A rotazione con il numero 2 Volonteri, con il numero 4 Messineo, con il numero 8 Scandaliato, con il numero 12 Monti, con il numero 9 Ulian, con il numero 6 Forte, con il numero 5 Di Clemente. Il mister del Real Cornaredo, Renato Fracci. Formazione che vede questa settimana il ritorno di Surace tra i titolari, ma soprattutto Meraviglia in porta. Ed ecco i giocatori che scendono in campo per questa decima giornata, ultima prima della sosta natalizia. Real Cornaredo contro Bergamo C5 La Torre. Gara fondamentale per entrambe le squadre. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Non era male l'idea. Riparte il Real Cornaredo con Casagrande sulla sinistra per Migliano. Deve indietreggiare, pressato dai difensori del Bergamo C5 La Torre. Villa, Casagrande, ancora Villa. Migliano prova l'incursione per Surace, la deviazione e la palla che termina in gol. Secondo minuto di gioco, Real Cornaredo che si porta subito in vantaggio. Autogol di Perico. Ottima la combinazione dei ragazzi. Sfortunata la deviazione di Perico nella sua porta. Siamo 1-0. Va a battere la rimessa a Casagrande. Si riprende il gioco. Surace sbaglia il passaggio, recupera Di Gregorio. Parte Privitera, si invola verso la porta al destro e la palla che termina in gol. Pareggia subito Bergamo C5 La Torre, 1-1 con Matteo Previtera. Grandissima ripartenza e gran gol. Vengono puniti i ragazzi di Mister Fracci, 1-1. Surace recupera il pallone, Privitera, c'è un'altra ripartenza di Gregorio, ancora Privitera, il pallone in mezzo per Trisolino. Il salvataggio provvidenziale da parte di Migliano, sono capiti subito. Si riparte da Surace, Migliano, dall'altra parte per Monti, carica al destro, Diop in calcio d'angolo. Si fa trovare pronto sul primo palo, si fanno sentire dagli spalti, calcio d'angolo, Monti carica al destro, Diop respinge ancora e salva il risultato. Casagrande, il velo di Scandaliato per Monti, affrontato da Assi e Colghini, hanno la meglio i difensori del Bergamo C5 La Torre. C'è la ripartenza con Assi, il sinistro respinge Meraviglia, crescendo la squadra bergamasca. È ancora Di Gregorio che prova ad avanzare sulla sinistra. Assi ha spazio, carica il sinistro, la respinta e poi c'è il gol, incredibile. Bergamo C5 La Torre in vantaggio, 2-1 all'ottavo minuto. Si capovolge la situazione. Altro contropiede micidiale, clamoroso. Viene chiamato il primo time out della partita. Inizio shock per il Real Cornaredo, che dopo il vantaggio ha subito un 1-2 micidiale dalla squadra di Battaglia e ora Bergamo C5 La Torre si ritrova in vantaggio per 2-1. L'arbitro dice che può bastare. Si riprende il gioco. Casagrande per Monti e non si capisce con Surace, riparte Gatti, è solo Gatti per Perico, salvataggio incredibile di Meraviglia. Ci sono senza dubbio troppi spazi, calcio d'angolo, Monti parte col destro, palla che termina di pochissimo sul fondo. Si affrontano a viso aperto le due squadre. Migliano, si aprono gli spazi, Messina il controllo, il sinistro e la palla che termina in gol, 2-2, 12 sul cronometro.
Il Real Cornaredo riagguanta la situazione. È stato bravo e fortunato Messineo. Bellissimo il tocco di sinistro che ha preso in controtempo Diopo, che questa volta non ha potuto nulla. Un'azione da parte dall'altra. Privitera. Riparte ora il Bergamo. Lo scambio con Di Gregorio, il colpo di tacco! Straordinario! Straordinario gol del Bergamo che si riporta in vantaggio. 14 sul cronometro. Iuri Di Gregorio. Azione da manuale tra i due e conclusione che non lascia scampo a Meraviglia. L'altra doccia ghiacciata per i ragazzi di Mister Fracci. Migliano, parte il lancio per Monti, carica al destro! Diop ancora respinge in angolo. Ora tenta il tutto per tutto il Real. Surace a spazio, viene subito chiuso dai difensori del Bergamo. Casagrande perde il pallone, Di Gregorio solo, Di Gregorio al destro! Palla che termina fuori, incredibile! Villa per Casagrande, si accentra, parte col destro, Diop respinge ancora. Messineo, il sinistro, la palla che viene respinta da Chela, ma è ancora Casagrande, la respinta di Diop non è finita. Surace, Villa, il sinistro, palo clamoroso, Casagrande, succede di tutto, poi la palla viene respinta. Clamoroso, la squadra di Fracci non riesce a pareggiare e finisce qui il primo tempo. Bergamo C5, la Torre che è in vantaggio per 3-2. 5 secondi di spot per noi. Di nuovo in diretta dal Palapertini, sta iniziando la ripresa, giocatori sono in campo. Migliano, Surace, per Messineo, sinistro, palo, palo clamoroso, non è finita, ancora il numero 4 che prova ad avanzare, Diop la fa sua, altro legno per i ragazzi di Fracci. Villa, il colpo di tacco di Messineo, prova Surace, ottima l'idea per Villa, 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 gol, incredibile, 3-3, 4 minuti sono passati dall'inizio della ripresa, il Real Cornaredo si porta sul pareggio. Grandissimo gol alla Gigi Riva, ma soprattutto idea geniale da parte di Surace. Ma attenzione perché viene clamorosamente espulso il mister Renato Fracci per proteste, chiariremo a fine partita. Il pallone in avanti per Messineo, respingono e ora è Trisolino, riparte De Gregorio. De Gregorio, saltato Monti, è solo Di Gregorio, la palla che termina fuori. Migliano carica il destro, viene respinto da Ferrari, ma è Surace, prova anche lui, Diop dice di no. Villa, Casagrande prova a scattare sulla destra, deve tornare sui suoi passi, e ancora Villa in avanti per Messineo, il tiro, la respinta, Surace e c'è il gol, 4-3, ribaltata di nuovo la situazione, ma questa volta per il Real Cornaredo, nono minuto della ripresa, si portano in vantaggio i ragazzi di Mister Fracci, una rimonta clamorosa ma ancora è presto. Surace, Migliano, Migliano, il destro, rete, rete, 5-3, 10 sul cronometro, il Real allunga a più 2 e si abbracciano con buona accolta. Rivediamo il tiro col destro, una sassata, non può nulla Diop, si è fatto sentire dalla panchina. Previtera in avanti per Perico, il colpo di tacco ancora per Previtera che firma un gol straordinario. 11 sul cronometro, la situazione si riapre, 5-4, grandissima combinazione tra i due, il triangolo con il colpo di tacco da parte di Perico e la conclusione di Previtera, gol straordinario. Casagrande recupera il pallone, Assi si imbola verso la porta, Assi il sinistro, Meraviglia respinge. Casagrande, il pallone in mezzo, il colpo di tacco di Monti, Migliano, ancora Monti, calcio di rigore, calcio di rigore, fallo di Previtera che viene anche espulso, rosso diretto. Rivediamo al replay e la tocca con il braccio,
sul dischetto si porta Migliano, parte col destro e c'è il gol. 12 sul cronometro, il Real si porta sul 6-4 e allunga ancora a più 2. Realizza e spiazza Diop. Che là. Prova la reazione il Bergamo che sta giocando molto bene e c'è il gol da parte di Assi. 6-5, non è ancora finita. Partita apertissima, gol di Assi. Migliano prova a tenere palla sulla destra, recupera Di Gregorio, Di Gregorio si invola, il destro, meraviglia, miracolo, salva il pareggio. Ultimi due minuti, Monti, il passaggio in avanti per Messineo, ancora Monti, di ritorno per Messineo e c'è il gol del 7-5, 17 sul cronometro. E molto probabilmente si chiude la partita, soffertissima. Chela, Assi, Trisolino, il doppio tentativo, blocca Meraviglia, attenzione alla porta vuota, il rinvio, il salvataggio di Chela. Chela, Assi, ancora per Chela, prova il triangolo con De Gregorio, non riuscito, il pallonetto di Monti, rete, rete, 8-5, a un minuto dalla fine, firma il suo sigillo anche Matteo Monti. Sfortunata Bergamo, non meritava di certo una sconfitta così pesante, però grandissima prestazione da parte dei ragazzi. E finisce qui la partita, Real Cornaredo che prevale su Bergamo, C5 la torre per 8-5. Mentre scorrono i risultati e la classifica della 10ª giornata del campionato nazionale di Serie B di calcio 5, vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo le interviste del dopo partita. Un'analisi per tutto quello che hai visto in questo momento. Allora, innanzitutto saluto tutti. Niente, per quanto riguarda il calo nelle ultime 3-4 settimane, si è reso evidente. Nella partita di oggi in sostanza abbiamo faticato a trovare concentrazione e il passo giusto. Nel secondo tempo abbiamo limitato molto gli errori e abbiamo avuto un piglio diverso, molto più grintoso per far sì di portare a casa i tre punti. Ma quanta sofferenza! La sofferenza appunto l'ho vista anche soprattutto a livello fisico, vedevo anche un po' la squadra stanca. Poi non abbiamo avuto molti cambi, la rotazione non era ampia e quindi si è fatta un po' più di fatica. Quando poi diciamo, abbiamo fatto la quadratura del cerchio, siamo riusciti con la forza, siamo andati a raschiare dal fondo e quindi siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Speriamo che l'anno nuovo inizi anche con un pochino più di scioltezza. Certo, me lo auguro e nello stesso momento auguro auguri a tutte le famiglie. Grazie Aldo, grandissimo, al prossimo anno. Ciao, ciao. Ma siamo partiti molto bene, anche fase difensiva molto bene e primo tempo abbiamo fatto bene. Secondo tempo abbiamo avuto l'espulsione, secondo me ingiusta, fallo di mano involontario. Perché ha dato il rosso diretto. Ha dato il rosso diretto e poi siamo andati sotto di 2 e siamo stati penalizzati da questa cosa. Abbiamo fatto una buona gara, come tutte le gare in campionato che abbiamo fatto, tutte così. Dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta. Vi è mancato forse quella scintilla? Ma non solo questa partita, tutte le partite così, te l'ho detto, dobbiamo imparare a far gol sotto porta. Si può dire che c'è una buona base? Sì, ma no, noi lavoriamo bene, anche in settimana lavoriamo bene, credo che siamo un bel gruppo, credo che ci toglieremo delle soddisfazioni. Grazie, e allora in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille. Ciao, ciao. Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti al Bergamo perché non merita la classifica che occupa in questo momento. Con loro sicuramente è sempre una battaglia, ci hanno buttato fuori dalla Coppa e siamo riusciti con la testa a ribaltare una partita che anche oggi stava diventando difficile. Ho visto i ragazzi un po' più concentrati, un po' più attenti su quello di non offrire il contropiede al Bergamo perché ci ha fatto male in Coppa e anche oggi ci stava facendo male.
per cui bene oggi. C'è un messaggio particolare invece che vuoi dire infine? Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti alla Aosta per essersi qualificata per le Final Eight di Coppa Italia. Gli faccio complimenti sinceri perché è una squadra molto molto giovane e ha raggiunto un traguardo importante. Poi auguro a tutti veramente un buon Natale, un buon anno di salute a tutti quanti e sperando di ritrovarci alla fine nella stessa posizione. Auguri a tutti. Grazie Marco, forza Real e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Sempre grazie. Ciao. 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 Siamo riusciti oggi a portare a casa una grandissima partita e un risultato importante perché ci mantiene con due punti in più con lo scontro diretto che faremo poi sabato il 5 di gennaio contro il Sainz. Meno male che comunque abbiamo vinto una partita importante. Parliamo un attimino del nervosismo che c'è stato oggi, abbiamo visto la tua espulsione, se vuoi dare un commento a caldo su quello che è successo. Guarda, devo essere sincero, difficilmente io vengo espulso e devo dire che oggi a parer mio sicuramente gli arbitri, non voglio dire chi, ma sicuramente non sono stati all'altezza di una partita comunque di questo livello. Perché non solo noi ma anche la squadra avversaria devo dire che ha protestato molto. Nel momento in cui io sono concordo in questa situazione qua, quando entrambe le squadre si lamentano degli arbitri vuol dire che gli arbitri hanno fatto una brutta prestazione ed è giusto che loro lo sappiano. Anche nei miei confronti c'è stato proprio l'arbitro che... non ho detto veramente nulla e lui per nulla ha buttato fuori un allenatore che era una cosa che non doveva assolutamente fare. Facciamo un augurio a tutti i nostri tifosi che ogni sabato ci seguono. Assolutamente, auguriamo buone feste, tutta la famiglia Real Cornaredo augura buone feste a tutti e buon Natale e buon anno nuovo. Grazie Renato, buon Natale anche a te. Anche a voi. Ciao.